Liturgia oggi ci fa celebrare Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire. Ignazio, secondo successore di Pietro come vescovo di Antiochia, è espressione del fervore delle comunità subapostoliche. Condannato alle fiere al tempo di Traiano, nel suo viaggio verso Roma subì le angherie dei soldati e fu confortato dalle rappresentanze delle comunità ecclesiali. Nelle sue lettere, documento vivo della sua dottrina e della sua sollecitudine pastorale, vibra la sua anima eroica di appassionato imitatore di Cristo fino al martirio. È testimone di una Chiesa incentrata nell'Eucaristia, che intorno al Vescovo e al suo presbiterio forma come una sinfonia di perfetta unità e concordia. La sua memoria è celebrata dai Siri il 17 ottobre, giorno in cui è ricordata in un breviario della fine del secolo IV. Il suo nome si trova anche nel canone romano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi, fratelli. E con il tuo spirito. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nel sacrificio dei martiri edifichi la tua Chiesa, mistico corpo del Cristo, fa che la gloriosa passione che meritò a Sant'Ignazio una corona immortale, ci renda sempre forti nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani. Fratelli, ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Infatti, non c'è differenza, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù. È Lui che Dio ha stabilito apertamente come strumento di espiazione, per mezzo della fede, nel suo sangue, a manifestazione della sua giustizia, per la rimissione dei peccati passati mediante la clemenza di Dio, al fine di manifestare la sua giustizia nel tempo presente, così da risultare Lui giusto e rendere giusto colui che si basa sulla fede in Gesù. Dove dunque sta il vanto? È stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della legge. Forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti, poiché unico è Dio. Parola di Dio. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Con il Signore e la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Con il Signore e la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attento alla sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Con il Signore e la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza. Voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare, voi l'avete impedito. Quando fu ucciso di là, quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Nel Vangelo di Luca che stiamo ascoltando continua una serie di guai. I paragoni si fanno sempre più stringenti e forse anche indisponenti. Come un bravo medico, Gesù deve fare la diagnosi precisa del male che vede negli uomini religiosi del suo tempo. Ma questa parola è rivolta a noi oggi, uomini di questo tempo. Quindi Gesù è a noi che fa la diagnosi e deve darci la medicina per poter guarire da questi guai. Si fingono atti di pietà solo per nascondere la cattiveria dei padri che non si sono fatti scrupolo nell'uccidere gli inviati di Dio. La gente li vede esternamente, sembrano uomini di Dio, uomini di pietà, ma non sono così. In un altro brano, addirittura, Gesù li chiama sepolcri imbiancati. Per i dottori della legge, il rimprovero riservato a loro è ancora più duro. Hanno in mano la chiave per far entrare nella conoscenza di Dio e nella sua volontà. Ma questa chiave loro se la tengono stretta, non permettendo ad alcuno di entrarci, e loro stessi se ne tengono lontani. Sono persone egoiste che pensano soltanto a loro. La loro è una religione fatta di discorsi, di regole,
di precetti, ma che non incontra la vita e quindi non la salva. Gesù invece incontra la vita, cioè Gesù incontra l'uomo e lo salva, perché Gesù è venuto a noi per la nostra salvezza. Sapete, fratelli miei, è più facile difendersi che convertirsi. Io sto sempre sulle mie difese e faccio fatica a convertirmi. Un esempio bello della scrittura in questo, sapete qual è? Quando San Pietro, dopo la resurrezione di Gesù, farà un discorso, no? Al popolo di Dio e dirà: voi avete ucciso Gesù di Nazaret. E dicono gli Atti degli Apostoli che ad un certo punto queste persone si sentirono trafiggere il cuore, cioè c'era stata la trafittura del cuore. Che cosa vuol dire? Un pentimento. E allora diranno a Pietro: che cosa dobbiamo fare? E Pietro dirà: convertitevi e fatevi battezzare. Cioè avviene che cosa? Una conversione, una decisione per il Signore. Quello stesso discorso Pietro lo farà davanti al Sinedrio, quel Sinedrio che aveva condannato Gesù. E lì avviene il contrario: mentre quelli si convertono, il Sinedrio che cosa fa? Avviene in loro un indurimento del cuore, tant'è vero che faranno poi arrestare Pietro. Vedete che cosa succede? Davanti alla parola di Dio ci si può convertire o la si può rifiutare, cioè è facile difenderci che convertirsi. Ma noi da buoni cristiani, davanti alla parola di Dio, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che quella parola possa portare frutto nei nostri cuori e possa avvenire in me e in voi frutti di conversione. E che non capiti anche a noi di trasformare lo stupore, la gioia della sua presenza in codici comportamentali che non partono dal cuore e dall'amore. Cioè, attenti, noi a volte possiamo essere degli osservanti della legge, ma di quella legge che diventa solamente esteriorità. Capita anche a noi cristiani, no? Puntuale, a tutte le funzioni, con punto, eccetera, eccetera. Poi magari mi si avvicina una persona che mi dice: ho bisogno un po' del tuo aiuto, ma non solo l'aiuto dell'obolo, eccetera, ma anche un aiuto, che ne so, un'anziana che ti dice: ho bisogno un po' di compagnia. E tu gli rispondi: non ho tempo. Osservanti della legge, ma non guardiamo alla vita dell'uomo. La gloria di Dio, qual è la gloria di Dio? La gloria di Dio è l'uomo vivente. Non diciamo mai, fratelli e sorelle: vado a messa anche tutti i giorni e poi sono a posto, perché ho adempiuto al precetto. Non diciamolo mai questo, fratelli e sorelle. Noi andiamo a messa per amore, non perché devo adempiere ad un precetto, ma perché voglio stare con il Signore, mi voglio nutrire della Sua parola, mi voglio nutrire del Suo corpo e del Suo sangue. E la messa deve portare frutto dentro di noi. Ma voi pensate, se noi stamattina uscissimo da questa celebrazione eucaristica, le stesse persone, non è avvenuto in noi
nessun cambiamento. Non è avvenuto in noi nessun miracolo. Non è avvenuta in noi nessuna conversione. Io devo uscire dalla celebrazione dell'Eucaristia, dopo aver ascoltato la parola di Dio, che la incarno, la metto, la faccio dentro di me, e poi mi nutro del suo corpo e del suo sangue, che cosa succede? Una conversione, cioè diverso. Io devo farmi vedere che ho parlato con Dio. I santi, San Pio, quando usciva dalla preghiera, i confratelli si accorgevano che aveva parlato con Dio. Prendiamo Mosè. Mosè, quando aveva parlato con Dio, dice la scrittura che il suo volto era bello e raggiante, e tutti si accorgevano di questo. Invece noi usciamo dalle nostre celebrazioni eucaristiche peggio di come siamo entrati. Tante volte anche nelle celebrazioni si chiacchiera e non si sta attenti alla parola di Dio e neanche alla spiegazione di quello che il sacerdote ti propone per la salvezza della tua anima, della mia prima e della vostra. San Pio diceva: santificati e santifica. E allora chiediamo a Lui, che siamo qui davanti a quest'urna dove riposa, chiediamo a Lui di poterlo imitare almeno un pochino in quella che è l'umiltà, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, non fatta solo di precetti e di regole, ma soprattutto quella parola è fatta di amore, fratelli e sorelle, l'amore, è l'amore che ci salva. Quando un giorno noi ci presenteremo davanti al Signore, non ci chiederà tutto quello che abbiamo fatto, ma ci domanderà: quanto hai amato? Mi hai riconosciuto nei miei fratelli quando avevo fame, quando avevo sete, quando ero stato forestiero, quando mi sono rivolto a te per chiederti qualcosa. Altrimenti, sapete, io ho una paura quando mi vengono in mente quelle parole del Signore che dice ad un certo punto: io non ti conosco. Signore, ma io ero a messa tutti i giorni. Signore, ma io ho predicato tanto. Signore, io ho evangelizzato tanto. Io non ti conosco, perché le mie opere sono state morte. Fratelli e sorelle, prendiamo l'esempio da Lui, dalla Madonna, in questo mese di ottobre, a lei dedicato come la Madonna del Rosario. La nostra giornata deve essere ricolma di un rosario continuo, anche sulla strada. Non mi stancherò di ripeterlo, perché queste Ave Marie ci fanno stare a contatto con lei, e lei ci fa stare a contatto con Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Al Padre che ha tanto amato il mondo da inviare a noi il suo Figlio unigenito, perché potessimo godere della luce della fede, della preziosità della grazia, eleviamo in fraternità e fiducia la nostra preghiera. Guarda benigno il tuo popolo, Signore.
Guarda benigno il tuo popolo, Signore. Il dono della fede e della grazia ha una sola origine, la bontà e la liberalità di Dio. Perché sappiamo vivere in esultante riconoscenza di fronte a Lui che si effonde in noi in pienezza. Preghiamo. Guarda benigno il tuo popolo, Signore. Se unico è il Signore, unico è pure il destino che attende tutti gli uomini, la salvezza eterna per mezzo di Gesù Cristo. Perché, chiamati a far parte del popolo dei salvati, assumiamo iniziative apostoliche a favore di quanti ancora non credono. Preghiamo. Guarda benigno il tuo popolo, Signore. Perché la nostra vita si ispiri ad una duplice fedeltà a Dio, alla sua legge, alla sua grazia e agli uomini nel rispetto e nel servizio loro prestato. Preghiamo. Guarda benigno il tuo popolo, Signore. Perché nei confronti della verità e del Vangelo di Cristo ci sentiamo tutti umili discepoli, pronti ad approfondirlo sempre più e ad annunciarlo con tanto ardimento. Preghiamo. Guarda benigno il tuo popolo, Signore. Tutti i defunti che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna siano accolti nella comunione dei santi. Preghiamo. Guarda benigno il tuo popolo, Signore. O Dio, che ci hai liberato dal peccato e dal maligno, non con argento e oro, ma con il sangue prezioso di Cristo, donaci di nutrire per la croce del Salvatore un ricordo riconoscente e un impegno di testimonianza per lo stesso Gesù Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, come hai gradito il sacrificio di Sant'Ignazio, frumento del Cristo, macinato nel martirio, per formare il pane a te consacrato, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
a imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo martire Ignazio ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, Sant'Ignazio, Santo Padre Pio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, con la potenza, con la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,
io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Ci sostenga e ci rinnovi, Signore, il pane che abbiamo spezzato alla tua mensa nella nascita al cielo del martire Sant'Ignazio d'Antiochia, perché con le parole e con le opere ci dimostriamo autentici cristiani. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Amen.
Maria, che tu